vai, spiego vai, perché ho invitato il Forum dei Giovani. Allora, sostanzialmente abbiamo fatto lo scorso anno, nel 2019, nel primo incontro dell'Assemblea Generale del nuovo Forum dei Giovani, costituito dopo la decadenza di quello precedente. Abbiamo fatto una riunione nella quale abbiamo chiesto ai ragazzi del forum, che sono in parte oggi qui presenti, quindi questa è la rappresentanza del forum, e abbiamo anche il vicepresidente, quali erano le esigenze più sentite per quel che riguarda la loro città e che cosa potevano consigliarci di fare come amministrazione, di concreto e di pratico da poter andare a realizzare. Tra le cose evidenziate hanno parlato della necessità di definire meglio la ciclabile che passa davanti al polo scolastico di Via De Gasperi e di collegarla ai punti centrali della città, quindi di collegarla al centro e alle zone nevralgiche. Pertanto questa proposta io l'ho portata all'assessore Favaretto ai lavori pubblici, in modo tale da poter capire se questa era una di quelle proposte che potevano avere un seguito, una realizzazione, per dare al forum, un organismo consultivo che assomiglia insomma al nostro consiglio comunale, la possibilità di realizzare qualcosa nella propria città. Ed effettivamente questa loro richiesta ha incontrato quelli che erano un po' i progetti e le idee dell'assessore ai lavori pubblici, che già stava pensando alla possibilità di sistemare la pista ciclabile in questa zona e consentire agli studenti di arrivare in sicurezza a scuola. È stato cercato un finanziamento per poterla realizzare e si è dato seguito, per cui sono molto orgogliosa di essere qui oggi e di poter inaugurare la pista ciclabile, perché abbiamo dato spazio effettivamente e realizzazione concreta a una richiesta dei giovani della città rappresentati dal forum. Per questo naturalmente ringrazio l'assessore Favaretto, che ha seguito la progettazione assieme agli uffici, e in particolar modo dovevano essere presenti anche l'ingegnere Lucia Molica e l'ingegnere Linda Trondoli, che hanno poi realizzato praticamente la progettazione delle asfaltature e della segnaletica, che mi sembra risponda un po' anche a quello che viene proposto nelle città più grandi del Veneto come modo nuovo di ridisegnare lo spazio delle strade. Sì, aggiungo due parole io. Si sono messe insieme delle esigenze diverse, le esigenze che erano già state richiamate dai ragazzi, di messa in sicurezza della viabilità attorno ai poli scolastici, con le esigenze collegate all'emergenza Covid, che ovviamente spingono verso una fruizione diversa della mobilità, che vada al di là della normale mobilità veicolare. E abbiamo avuto la possibilità quindi di mettere a disposizione una somma ingente, che rappresenta comunque quello che nelle nostre intenzioni è un primo stralcio di sistemazione complessiva della viabilità ciclabile in città. Il tema vero è quello di riuscire a collegare tra di loro vari tratti diversi di piste ciclabili presenti in città, ci stiamo lavorando. Questo intervento però rappresenta un primo passo importante, significativo. Siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare in tempi rapidi e il lavoro è venuto bene, la pista ormai è molto utilizzata e quindi questo è uno sprone ulteriore per continuare a lavorare per questa città. Stiamo ottenendo dei buoni risultati, sono molto contento che si cominci a vedere anche il frutto del lavoro dell'amministrazione. Un ringraziamento ai ragazzi che sono qui con noi questa mattina, che comunque sono uno stimolo fondamentale per avere sempre nuove idee che ci consentono di lavorare. Grazie mille. Se vogliamo dire qualcosa anche ai ragazzi del forum. Per la nostra consulta è un motivo di particolare orgoglio la realizzazione di questa pista ciclabile, in quanto è di fatto la palesazione del ruolo della nostra istituzione, quindi siamo particolarmente soddisfatti. Grazie mille. Grazie.